Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. E ora si fa sul serio, si parte. Rabiot allarga il gioco con palloni a sinistra. Passaggio Morata! E buon rete! La partita inizia alla grande, subito gol. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Mal qui. Zielinski. Oh, calcio di punizione per il Napoli. Non impensierisce la difesa. Juan Jesus riprende il possesso. Zielinski. Rabiot di forza. Decidono di giocarla all'indietro. Mal qui. Hai visto Fabio, i loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, e mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno. Rabiot. Può segnare da lì. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Morata, la palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Di Lorenzo prova a innescare un'azione offensiva. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale, già un... E così siamo evidentemente sull'1-0. Zielinski. C'è la palla lunga in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Può andare. Allontana il pallone. La Juventus si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Scodella in avanti. Mal qui. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Alla peggio nello scontro di forza. E il tocco è verso il portiere.
si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. La Juventus esce dal campo con l'unico gol della partita referto in una gara tesa ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. Iniziano i secondi 45 minuti. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Continua ad andare, palla al piede. Bel gesto tecnico. La butta dentro. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Lorenzo Insigne può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Cerca la fondo, palla al piede. Ottengono un tiro dalla bandierina. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. È attento e allontana senza problemi. Locatelli sul pallone. Ci prova. Non trova la porta. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Lungo passaggio in avanti. Insigne. Alza la palla in profondità verso un compagno. Scatta verso il pallone. Ramsey. Mertens non riesce a mantenere il possesso. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Aveva un compagno a sinistra, ha preferito fare da solo e non è stata sicuramente la scelta migliore. Può tentare la conclusione. Riesce ad intercettare. Pallone lungo in verticale. Ecco Morata. E ora deve concludere. Morata! Prova il cross. Altra occasione. E ha provato il gran numero. Ci ha provato in acrobazia. Probabilmente non poteva fare di meglio. Queste giocate difficilmente riescono. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Bell'anticipo, pericolo sventato. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Morata! Ha segnato! Ne hanno voluto un altro, adesso la possono gestire con più calma. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione.
C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Zielinski, Fabian Ruiz, Malquit, Zielinski, palla in avanti verso il compagno, si libera la grande. Errore qui, pallone sprecato. Zielinski, Mertens, e l'arbitro dice che può bastare. Una vittoria convincente, una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra. Oggi è andato tutto per il verso giusto. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Sono andati in rete alla prima occasione dell'incontro, però cominciare bene è un merito. Poi loro su quel gol sono stati bravi a costruire le basi della vittoria. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e a presto, Fabio. Siamo sempre qua.